Il Monte Giorgio batte il Real Giulianova nella gara infrasettimanale al comunale di Villa San Filippo. L'under albanese, entrato nel secondo tempo, dona linfa vitale ai suoi, cambiando il ritmo alla partita e firmando il gol vittoria. Cronaca, Mister Paci deve fare a meno di Ciarmela, Stallone senza Fuschi e Tozzi Borsoi. Il primo tentativo della gara è del Real Giulianova al secondo, con un tiro non precisissimo di Di Paolo che calcia fuori. Al sesto, azione pericolosa di Gori sulla sinistra, Terrenzio evita il pericolo. Si fa vedere il Monte Giorgio sul versante opposto con Marchionni che serve un cross in area sul quale arriva Sciba a trattenere la sfera. Al nono, sullo sviluppo di un angolo, Antonelli recupera palla al limite dell'area e prova la conclusione col mancino, calciando fuori. Occasione di Sbarbati dalla destra al 17esimo, Sciba mette in angolo. Al 30esimo, Marchionni per Rozzi va al tiro da fuori area, conquistandosi un calcio d'angolo e chiudendo di fatto la prima frazione di gioco senza alcun minuto di recupero. Nella ripresa le squadre rientrano in campo con gli stessi 11 del primo tempo. Real Giulianova vicino al vantaggio al 20esimo del secondo tempo. Cross di Del Grosso dalla destra per Antonelli, che sotto porta colpisce di testa dando l'illusione del gol. Il Monte Giorgio prova a sfruttare un calcio di punizione da fuori area al 22esimo di Sbarbati, centrale, che Sciba trattiene. Un minuto dopo sono ancora i padroni di casa. Assist rasoterra di Sbarbati per Rozzi, che spedisce la sfera fuori di un soffio. Clamoroso palo del Monte Giorgio al 27esimo. Ferrini a centrocampo perde palla pressato da Preusman, che fa partire il contropiede e serve Sbarbati rasoterra, che col destro fa partire un gran tiro che si stampa sul legno alla sinistra di Sciba. Al 35esimo occasione per gli ospiti. Percussione di Balbucci sulla destra che mette in mezzo per Antonelli, non preciso nella conclusione. Quindi al 39esimo il vantaggio del Monte Giorgio. Bella ripartenza di Marchionni che dal limite dell'area serve Albanesi, da poco entrato e di destro fulmina Sciba sul secondo palo. 1-0. La gara finisce praticamente qui. Al triplice fischio, dopo 4 minuti di recupero, festeggia il Monte Giorgio, mentre il Real Giulianova è chiamato sotto il settore ospiti per un confronto con i tifosi accorsi a Villa San Filippo. Mister, l'abbiamo vista disperarsi sul palo colpito da Sbarbati, poi il gol liberatorio. No, disperarmi no. All'ennesimo palo, penso che l'undicesimo, poi sullo 0-0 è abbastanza difficile da digerire. Però va bene, noi non abbiamo smesso di crederci e poi alla fine abbiamo trovato un buon gol su una ripartenza condotta molto bene, dove abbiamo creato una superiorità numerica. Sono contento perché poi alla fine oggi la partita ha detto che abbiamo meritato, no? sia dal punto di vista del gioco che dal punto di vista delle occasioni. Peccato aver sciupato un po' troppo, però su quello ci stiamo lavorando e speriamo le tre palle gol che abbiamo fatto, magari di far qualcosa in più. Peraltro il gol è arrivato da un under, un 97, entrato a gara in corso, onestamente è entrato benissimo, un po' cambiato lui poi le sorti della partita. Sì, beh, noi abbiamo una buona squadra e una buona rosa, chi entra dopo deve far così. Sono contento perché comunque la squadra in quel momento stava producendo tanto. E la squadra nostra è questa, e lasciando perdere oggi la vittoria, anche le partite precedenti abbiamo sempre giocato bene, però abbiamo raccolto poco. E poi per vincere le partite non basta giocare bene, quello è un po' il discorso generale. I ragazzi devono capire che poi le squadre in campo sono due e tutte e due vogliono vincere, quindi a volte serve anche un pizzico di furbizia, serve essere concreti, no? Nel momento decisivo. Quello è quello che ci è un po' mancato fino adesso. È quello su cui stiamo lavorando, perché abbiamo una squadra molto giovane, tanti ragazzi non hanno fatto mai la Serie D, quindi è un percorso di crescita e sono sicuro che con l'umiltà giusta potremmo toglierci le soddisfazioni. Mister Stallone, un Giulianova molto positivo nel primo tempo, poi nella ripresa è apparso un po' in calo. Sì, diciamo che oggi avevamo qualche giocatore nuovo, qualche giocatore fuori. Secondo tempo, secondo me, il centrocampo è calato proprio fisicamente, perché avevamo
il centrocampista centrale che veniva da un periodo di inattività, e anche l'altro nuovo Gori, quindi sia D'Adamo che Gori, che così fisicamente sono crollati. Purtroppo, come avete visto, la panchina era fatta tutta di ragazzi giovanissimi della Juniores, e la partita secondo me è cambiata lì. Potevamo far gol noi con Antonelli, che si è mangiato quel gol a mezzo metro dalla porta, non l'abbiamo fatto. Poi è stata una stupidaggine di un nostro difensore che ha consentito a loro di prendere un palo, e su una ripartenza, però, come hai detto tu, dove siamo crollati a centrocampo, hanno vinto la partita.